Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, capitolo 32, 23 marzo 1910. Trovandomi nel solito mio stato, lamentandomi delle sue privazioni, Gesù, appena alla sfuggita, è venuto e mi ha detto: Figlia mia, ti raccomando, non uscire da dentro della mia volontà, perché la mia volontà contiene tale potenza da essere un nuovo battesimo per l'anima, anzi, più dello stesso battesimo, perché nei sacramenti c'è parte della mia grazia. Nella mia volontà c'è tutta la pienezza. Nel battesimo si toglie la macchia del peccato originale, ma rimangono le passioni, le debolezze. Nella mia volontà, distruggendo l'anima e il proprio volere, distrugge le passioni, le debolezze e tutto ciò che è umano e vive delle virtù, della fortezza e di tutte le qualità divine. Io nel sentire ciò dicevo tra me: da qui a poco dirà che la sua volontà è più della stessa comunione. E lui ha soggiunto: certo, perché la comunione sacramentale dura pochi minuti. La mia volontà è comunione perenne, anzi eternale, che si eterna nel cielo. La comunione sacramentale è soggetta a qualche intoppo, o per malattia, o per necessità, o per parte di chi la deve amministrare, mentre la comunione della mia volontà non è soggetta a nessun impiccio. Solo che l'anima la vuole e tutto è fatto.
Nessuno può impedirle un sì gran bene che forma la felicità della terra e del cielo, né i demoni, né le creature, né la mia stessa onnipotenza. L'anima è libera. Nessuno ha diritto su di lei a questo punto della mia volontà. Perciò io la insinuo, voglio tanto che la prendano le mie creature, è la cosa che più mi importa, che più mi sta a cuore. Tutte le altre cose non mi interessano, anche le più sante. E quando ottengo che l'anima viva della mia volontà, me ne vado trionfante perché racchiude il più gran bene che ci può essere, in cielo e in terra. Capitolo 33, 10 aprile 1910. Scrivo per obbedire, ma mi sento crepare il cuore per lo sforzo che emetto. Ma viva l'ubbidienza, viva la volontà di Dio. Scrivo ma tremo e non so io stessa quel che dico. L'ubbidienza vuole che scriva qualche cosa su come mi preparo, ringrazio Gesù benedetto nella comunione. Io non so dirne niente, perché il mio dolce Gesù, vedendo la mia incapacità e che non sono buona a niente, fa tutto da sé. Lui prepara l'anima mia e lui stesso mi somministra il ringraziamento ed io lo seguo. Ora, il modo di Gesù è sempre immenso ed io insieme con Gesù mi sento immensa, come se sapessi fare qualche cosa. Gesù si ritira ed io rimango sempre la stupida che sono, l'ignorantella e la cattivella. Ed è appunto per questo che Gesù mi vuol bene, perché ignorantella è che niente sono e niente posso. Sapendo che a qualunque costo lo voglio ricevere, per non farsi un disonore nel venire in me, ma anzi sommo onore, preparo lui stesso la mia povera anima. Mi dà le sue stesse cose, i suoi meriti, i suoi abbigliamenti, le sue opere, i suoi desideri, insomma tutto se stesso. Se occorre, anche ciò che hanno fatto i santi, perché tutto è suo. Se occorre, ciò che ha fatto la Mamma Santissima. E anche io dico a tutti, Gesù, fatti onore nel venire in me. Mamma Regina, miei santi, angeli tutti, io sono povera, povera. Tutto ciò che è vostro mettetelo nel mio cuore, non per me, ma per onore di Gesù. E mi sento che tutto il cielo concorra a prepararmi. E dopo Gesù discende in me, mi pare di vederlo tutto compiaciuto, vedendosi onorato delle sue stesse cose, delle volte mi dice, brava, brava la figlia mia, quanto ne sono contento, quanto me ne compiaccio, dovunque guardo in te trovo cose degne di me, tutto ciò che è mio è tuo, quante cose belle mi hai fatto trovare. Io sapendo che sono povera povera, che niente ho fatto e niente è mio, me la rido del contento di Gesù e dico, meno male che Gesù pensa in questo modo. Basta che sia venuto e ciò mi basta. Fa niente che mi sono servita delle sue stesse robe. I ricchi, i poveri debbono ricevere dai ricchi. Ora è vero che rimane in me qualche barlume di qua, un altro di là, del modo che Gesù tiene nella comunione, ma questi barlumi non so riunirli insieme e formarne un preparamento ed un ringraziamento. Mi manca la capacità, mi pare che mi preparo in Gesù stesso e lo ringrazio con Gesù stesso. Allora, queste due meditazioni sono legate ovviamente dal filo che poi diventa anche un corretto canone ermeneutico, ecco mi si passi questo termine, della Santa Comunione, perché il primo di questi brani che abbiamo letto è famosissimo, è molto celebre, perché è un brano che contiene delle affermazioni molto forti da parte di Gesù, ma anche molto vere, e che se vengono rettamente comprese non hanno assolutamente nulla di, come dire, di così sconvolgente all'interno evidentemente della comprensione di cosa significa fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, quindi di che cos'è la vita nella divina volontà. Evidentemente, se non si è ben compreso che cos'è la vita nella divina volontà, o peggio ancora, se si dovesse arbitrariamente e erroneamente travisare queste espressioni, certamente diventerebbero problematiche, diciamo così. Cosa dice Gesù? È una cosa fondamentale. Dice che i sacramenti, compresi il battesimo, che ieri è stata la festa del battesimo del Signore, quando cade questa meditazione, che è anche il fondamento del nostro battesimo, io ho cercato di in una delle omelie fatte far comprendere ai fedeli la grandezza del sacramento del battesimo, il fatto che esso è il fondamento di tutta la nostra dignità di figli di Dio, che la nostra santità dipende da quel sacramento, a prescindere dagli stati di vita che poi abbracciamo, no? Però, come sappiamo, il sacramento del battesimo
ci toglie il peccato originale, ci infonde la grazia santificante, ma nell'anima, questa è la dottrina della Chiesa, sopravvive la concupiscenza, le passioni e le debolezze. San Paolo era battezzato, ma era lui a scrivere: non faccio ciò che voglio, ma ciò che non voglio, perché il peccato abita in me, non il peccato in senso stretto, ma tutte quante le cattive inclinazioni che sopravvivono a questo sacramento, purtroppo. Ed è per questo che questo sacramento ha bisogno di continuare a vivere nei due sacramenti che si possono ripetere, che ne attualizzano continuamente i due effetti, no? Il battesimo toglie il peccato e infonde la grazia. Si toglie il peccato col sacramento della penitenza e si infonde la grazia col sacramento dell'Eucaristia. Ma qual è il massimo per chi vuole diventare santo? Dicevo ieri ai fedeli: confessione ogni 8 giorni e comunione quotidiana. Quindi questi sacramenti è evidente che producono un effetto continuo, perché la nostra anima ne ha continuamente bisogno. Gradualmente ci portano sempre più in là, se sono ben celebrati e ben vissuti nella santità, ma all'interno di un orizzonte sempre segnato dalla miseria e dalla debolezza umana. Ma qui è proprio il punto discriminante, questo è proprio un punto fondamentale della vita di involere, cioè che quando si vive nella divina volontà, quando si giunge a questo, adesso poi mi verrebbe voglia di rileggere un passo che leggevo ieri sera, molto bello, magari ne sintetizzo gli effetti, no? Vivere nella divina volontà non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, è un cammino. Cito il brano per chi vuole andarsi a leggere, no? Nel 24esimo volume, 6 aprile 1928, quando proprio Gesù spiega, come sempre, cosa vuol dire entrare nell'unità divina della divina volontà, spiega che questo processo è graduale, d'accordo? Ne cito un passaggio, dice: la creatura per natura sua non può ricevere un bene grande, sottinteso il divino volere, una luce che non ha confine, tutta insieme, ma lo deve prendere a sorsi, aspettando che mandi giù il primo sorso per prendere l'altro. E se volesse prendere tutta insieme, la poveretta si affogherebbe, sarebbe costretta a mettere fuori di questo termine elegante, a vomitare, quindi a rigettare, ciò che non può contenere, aspettando che prima digerisca quel poco che ha preso, scorra come sangue nelle sue vene, e si diradi quell'umore vitale in tutta la sua persona, e poi si dispone a prendere l'altro sorso. Non è stato questo l'ordine che ho tenuto con te, sentite, manifestandoti a poco, incominciando dalle prime lezioni, poi le seconde, le terze, via via ciò che riguardava il mio eterno fiat. Quindi questo per comprendere, no? Dice: ma io sto vivendo nella mia divina volontà, e se nella divina volontà però sento ancora qualche debolezza e qualche passione. Questo non è un fatto che si fa con una settimana, con un mese o con un anno. Quello che a me sembra di poter dire e in parte testimoniare è che quando ci si mette in questo mondo divino si avverte un calo, d'accordo, della forza distruttiva delle debolezze e delle passioni, non fino alla loro totale inattività. D'accordo? Perché questo fa parte, credo, dello stadio maturo della vita nella divina volontà, nello stato molto molto consolidato. Però si avverte un calo, d'accordo, di tante cose, nella misura in cui ci si addentra in questo mondo. Allora che cosa dice Gesù? Il battesimo, come tutti i sacramenti, è strutturalmente limitato negli effetti. Sono effetti grandissimi e guai a chi pensa di poter prescindere dai sacramenti, ma sono effetti limitati, d'accordo? C'è una parte della mia grazia ed è verissimo. Vedremo che nell'Eucaristia c'è l'autore della grazia, quindi non c'è parte della mia grazia, c'è tutta la grazia, ma anche qui gli effetti sono limitati. Anche qui la Chiesa insegna: la Santa Comunione, la presenza di Gesù, rimane per circa una quindicina di minuti, dopodiché, dissolte le specie assunte dal nostro organismo, la presenza di Gesù cessa. Certo, rimane la grazia prodotta dall'Eucaristia, grazia però che non è
risolutiva, che con una comunione ho finito e divento santo, poi sarà ulteriormente alimentata dalla prossima comunione, no? Allora, cosa spiega Gesù? Ma nella mia volontà, distruggendo l'anima e il proprio volere, distruggere le passioni, le debolezze, tutto ciò che è umano, attenzione, vive della virtù, della fortezza e tutte le qualità divine. Cerchiamo di cogliere bene questo aspetto. Distruggendo il proprio volere sono distrutte le passioni, non è il contrario. Proviamo a riflettere, facciamo qualche esempio, no? Perché noi ci arrabbiamo? Cioè, quando ci vengono i nervi che ci facciamo prendere dall'ira, perché ci arrabbiamo? Perché c'è qualcosa che ci contraria. D'accordo? Che ci infastidisce o che va contro la nostra volontà, o qualche cosa che io vorrei che non si sta compiendo, o qualcuno che mi sta disturbando e io vorrei essere lasciato in pace. Allora, che succede? Qual è la benzina che fa scoccare la passione dell'ira e poi la passione dell'ira trascina a sua volta la mia volontà, fa un sacco di peccati che possono essere gli insulti, l'urlare, la bestemmia, la parolaccia e tutte quante le altre cose? È la nostra volontà, è la nostra volontà. Si pensi alla passione anche della concupiscenza che alimenta i vizi impuri. Chi è che l'alimenta? È la volontà dell'uomo, è che l'uomo vuole, come dire, godere e godersi certe cose. Allora che succede? Volendo fare questo, quando trovo un'occasione, un incontro, una persona, un pensiero, un'immagine, una cosa, quella chiaramente gli scatena la concupiscenza, poi avviene l'eccitazione della libidine e poi avviene la consumazione degli atti. Ma è chiaro che se tu dici, altamente questo non mi interessa assolutamente nulla, Dio non vuole che si assecondi la lussuria, quindi per me da oggi in poi questa cosa io la faccio non esistere. Prova. Vedrai quanto meno si sentono i morsi. Quindi c'è questo circolo vizioso, cioè è la volontà che alimenta le umane passioni e le debolezze, e a loro volta sono le passioni e le debolezze che portano e trascinano la volontà al male. Ma se nella divina volontà io il mio volere lo distruggo, e questa è un'operazione che comporta ovviamente un esercizio anche eroico in noi, vedrai come diminuiscono tutte le passioni. Ho fatto soltanto due esempi, ma se ne potrebbero fare infiniti. La passione dell'invidia, che dà luogo al vizio capitale dell'invidia, no? Da che cosa deriva? Cioè, uno c'ha i soldi e io non ce l'ho. È che io voglio avere i soldi e voglio farmi una bella vita. Quindi vedo uno che c'ha i soldi, dico, questi soldi non ce l'ha, e comincio a invidiarlo. Ma se io dico chi se ne importa dei soldi, mi accontento di quello che mi manda il Signore, le cose importanti nella vita sono altre, ma se io vedo un riccone, dico che Dio te benedica, speriamo che i soldi per te non siano un problema, ma che impari a farne buon uso, insomma, perché se ne facessi un uso cattivo ne devi rendere conto al Signore, ma non è che mi rodo il fegato perché quella cioè, i soldi io non ce l'ho. Allora, capiamo la profondità, insomma, del discorso che fa Gesù. È chiaro che questo lo posso fare perché sono battezzato, perché è il sacramento del battesimo che mi ha reso figlio di Dio e che mi mette nel fiat redimente e che quindi mi consente di percorrere questa via. Stessa cosa per quanto riguarda la comunione, no? Che non si tratti di una minimizzazione della comunione, lo si capisce dal paragrafo seguente, e questo deve farci fare un lungo esame di coscienza. La preparazione e il ringraziamento che Luisa faceva e tutto l'amore che ci metteva nel fare la Santa Comunione. Quindi già questo, cioè, e non è certamente un caso che questo capitolo venga subito dopo il precedente, quasi a dire con questo no, tu non te, cioè, te dovessi mica pensare che la comunione non è una cosa importante, o peggio ancora, se ci fosse qualche fuori di testa, che fosse una cosa inutile, tanto basta che viva nella divina volontà e posso farne a meno. Dico, ma stiamo scherzando, d'accordo? E subito dopo c'è tutto il discorso sulla preparazione e ringraziamento che oggi, ahimè, non è molto curato. Ma appunto, noi quando facciamo la comunione, la presenza reale di Gesù dura 15 minuti, ma attenzione, i frutti della comunione sacramentale
cioè la sua efficacia soggettiva in ordine alla mia santificazione, sono direttamente proporzionali proprio a come io mi preparo ad accogliere Gesù e a come lo ringrazio. Perché se io non ho nessuna preparazione, faccio questa cosa in maniera abitudinaria e rifiuto la comunione, dico manco ciao al nostro Signore, sto lì come sto lì, impalato, la messa finisce presto, magari non viene fatta una pausa dopo la comunione, non c'è un momento di preghiera comunitaria dopo la benedizione, quindi il sacerdote benedice, e manco fa in tempo a finire il canto finale, io me ne esco e me ne vado in giro. Certo, io ho fatto una comunione, effetti che produce? Sicuramente limitati, io non vorrei andare oltre, forse qualche santo o qualche persona più sapiente di me, io non credo insomma di giungere a tale discernimento, potrebbe dire che una comunione fatta così, bisognerebbe pure pensarci se te fa più male che bene, insomma, io non lo voglio dire e non sono in grado di poterla affermare, no, ma certamente una cosa fatta così superficialmente hai ricevuto il corpo di Cristo, perché quello è un sacramento, non dipende dalle tue disposizioni che tu ricevi il corpo di Cristo. Dipende dalla consacrazione che ha fatto il sacerdote, ma quali effetti produce? Perché molto dipende dalle disposizioni, capite? C'è l'ex opere operato, come si dice in teologia, nei sacramenti, no? Quindi quella parte che dipende non certamente da noi né dalla nostra fede né da nulla, ma dal fatto che è Gesù Cristo che opera nei sacramenti con la sua potenza, punto. Però come dire, la fruttuosità, quindi ciò che produce il sacramento nell'anima, dipende dall'ex opere operantis, cioè dalle disposizioni di colui che il sacramento lo riceve. Che a seconda di quanto siano buone o meno buone, permettono al sacramento di sprigionare più o meno la propria forza santificante e la propria efficacia. Quindi la comunione è fondamentalissima. Quindi, e tale rimane. C'è però un problema. Due cose, dice Gesù, no? Primo, nella comunione c'è lui, ma appunto la sua presenza, per ciò che concerne la comunione sacramentale, la sua presenza è limitata nel tempo, d'accordo? Perché dissolte le specie eucaristiche, la presenza di Gesù cessa, primo. Secondo, ci possono essere tanti intoppi, la malattia, per esempio. Non posso andare a messa, non posso fare la comunione perché sto male. Supponiamo, ci sono stati in Cina, adesso mi viene in mente, vescovi che sono stati 30 anni carcerati, anni addietro, e quelli che non hanno potuto per 30 anni celebrare la messa e fare la comunione. Allora? Sono rimasti privi della grazia? Quindi, però, cioè. Se a me mi venisse purtroppo una brutta malattia e me ne vado in ospedale e me ne sto a fare un'operazione che devo stare una settimana immobile sul letto, come faccio a celebrare la messa? Non potrei fare, insomma, no? E se non c'è qualche anima santa che mi porta alla comunione, non potrei fare manco la comunione. Quindi, allora, ma se io mi fondo con la divina volontà, se io sto perennemente fuso con la divina volontà, posso stare male, posso stare bene, posso stare carcerato, posso stare infermo. Qualunque cosa accade, io sono sempre in perfetta comunione con Gesù. Non solo in perfetta comunione con Gesù, no? Non in perfetta nel senso di imperfezione, ma in perfetta nel senso di perfetta, ma ancora più approfondita, perché la comunione ininterrotta con Gesù è uno dei fini a cui tende la comunione stessa sacramentale, cioè deve portarmi gradualmente a raggiungere l'unione ininterrotta con Gesù. D'accordo? Ecco, nessuno può impedirlo, non si ingra bene. La comunione della mia volontà non è successa a nessun impiccio. Basta che tu lo voglia, veramente, capito? E torniamo al discorso precedente, basta che tu voglia distruggere il tuo divin volere in tutto, il tuo umano volere, non divin volere, in tutto. Se c'è questa attitudine continua, ma tu stai in continuazione con Gesù, nelle piccole come nelle grandi cose, senza interruzione. Gesù parla a volte dei fili elettrici, no? Il filo elettrico sta sempre sotto tensione, d'accordo? Se tu lasci la luce accesa, non si spegne mai quella lì, d'accordo? Perché c'è sempre il filo che collega la lampadina al contatore centrale. E quindi è sempre luce.
Capito? Ci deve essere un atto di umana volontà che spegne l'interruttore per scollegare questa connessione ininterrotta, no? E attenzione, questo bene non può essere impedito da nessuno, non solo da nessuna circostanza contingente, no? Malattie, non so, succede di cataclisma naturale, insomma, qualunque cosa, no? Ma nemmeno i demoni e nemmeno nessuna creatura, nessuno mi può impedire di stare in stato di fusione con la divina volontà. Chi me lo può impedire? Solo se io non voglio non ci sto. O se non voglio veramente. Cioè voglio soltanto a chiacchiere, ma non voglio a fatti. Io desidererei tantissimo, per me anzitutto, che questa cosa fosse veramente approfondita. Perché noi non stiamo nel divin volere, nella misura in cui non ci vogliamo stare. Ma se uno ha fatto veramente una risoluzione, una decisione, che poi veramente trasponde ininterrottamente in ogni circostanza di vita, piano piano a questa fusione ci si arriva. Perché appena la nostra volontà comincia a fare i capricci, io la fermo, dico: che vuoi tu? Io non ti conosco, non ti voglio conoscere, non ti voglio sentire. Quindi c'è la possibilità di cedere la mia volontà dinanzi a qualunque cosa, dinanzi a un evento, dinanzi al desiderio di un prossimo, a una cosa, a una situazione che non posso cambiare. Basta, d'accordo? Cioè, bisogna provare innanzitutto a pensarla questa cosa qui e poi provarla a vivere. Cioè, tu dici, partecipi della divina onnipotenza, in che senso? In questo senso, per esempio. Cioè, che non c'è niente che ti possa realmente scuotere, nuocere, disturbare se vivi in questo orizzonte. Prova a pensarci. Prova. Ma questo qualunque cosa che accada, capito? Anche le più piccole cose, anche ovviamente se sto a fare una cosa, mi scappa un bisogno urgente, devo interrompere e devo andare al bagno. Una cosa, uno si arrabbia, dice: ma guarda proprio adesso che stava a fare sta cosa. E vado al bagno, d'accordo? Anche quella è una mortificazione piccola della nostra volontà, no? Si può fare una cosa, non si può fare una cosa, no? Sono prete. Il vescovo ti manda nella parrocchia X, ti manda nella parrocchia Y, ti manda nella parrocchia Z, ti toglie la parrocchia, ti fa fare il cappellano, ti promuove o ti umilia, ti mortifica o ti gratifica. Ma che te ne importa a te? Cioè, d'accordo? Non c'è proprio zero. Allora, a me se viene gente o non viene gente, fanno la comunione o non fanno la comunione, queste cose. Cioè, tu fai tutto quello che devi fare per cercare di fare del meglio di te, e poi il resto la fidi al nostro Signore. La gente non viene, te mortifichi e te umilia, fa la messa con quattro persone. E che problema c'è? Problemi. Anzi, meriti, perché tu devi fare la messa con quattro persone come se fossero 4.000. Se vuoi fare la volontà di Dio. Quindi curando bene l'omelia e tutte quante le cose, come se tu stessi servendo 4.000 persone. Qual è il problema? Noi dobbiamo pensarci veramente bene, penso, a queste cose qui. Parlo, ripeto, a me in primis. Gesù dice: tutte le altre cose non mi interessano, anche le più sante. Non mi interessano, ma non è che, cioè, capiamo il senso, no? Come non mi interessa se faccio un'opera di misericordia spirituale e che faccio una donazione di 10.000 euro ai poveri dell'Africa. Certo che gli interessa questa cosa qua, no? Ma è il senso in cui lo dice. Ma perché faccio la donazione? Perché anche quello è divina volontà. Cioè, se mi avanzano 10.000 euro, che cosa farebbe Gesù con 10.000 euro che gli ha? Se li tiene per sé? No, li dai ai poveri, li dà Gesù. E quindi ce li do pure io. Non me li tengo a marcire dentro il conto in banca se non ci devo fare niente. Ma questo è un effetto della vita nella divina volontà, capito? Quando uno ci vive, è un effetto quasi automatico, d'accordo? Non farei, capito? Invece, se tu non ci stai, prima che ti venga un'ispirazione del genere, insomma, ce ne vuole un pochino, no? Ecco. Però se tutte le altre cose non mi interessano, perché tutte le altre cose sono contenute come il meno nel più, d'accordo? Per forza, d'accordo? Necessariamente. E quando ottengo
che l'anima viva della mia volontà me ne vado trionfante perché racchiude il più grande bene che ci può essere in cielo e in terra. Cioè, quando Gesù parla di conoscenze, e concludiamo la meditazione, adesso non vorrei farla calare a livello di catechesi, no? Perché dice la prima cosa sono le conoscenze? Perché quando uno sente una cosa di questo genere, cioè una persona che ascolta una cosa di questo genere la prende sul serio, cioè io l'ho presi sul serio quando la sentii la prima volta questa cosa qui, cioè non, la vita non può rimanere uguale, tu ci devi pensare a questa cosa qua. Cioè, così come, cioè, ci devi pensare e dice, ma oh, mi rendo conto di quello che posso vivere facendo le cose giuste, le scelte giuste. È roba grossa. Tutte le altre cose non mi interessano, anche le più sante, quando ottengo che l'anima viva della mia volontà me ne vado trionfante perché racchiude il più gran bene che ci può essere in cielo e in terra. Bene più grande di questo non c'è. Così come specularmente parlando, male più grande di chi asseconda sempre malamente la sua umana volontà nel grave, quindi quando pecca gravemente o venialmente, o nel piccolo, quindi quando si discosta anche lievemente e cerca in qualche modo di fare comunque quello che gli pare anche nell'ambito di quello che sarebbe in teoria lecito, fa male, fa danni. Voglia veramente lo Spirito Santo illuminarci e farci comprendere bene, ecco, la bellezza e la grandezza di questo mondo e di questa vita. Oh Santissima Vergine Maria, oggi abbiamo toccato dei punti che tu ben conosci, che tu hai vissuto, anzi tu hai vissuto solo di questo, ininterrottamente, ed è per questo che sei quello che sei. Ecco, un'anima mariana, veramente mariana, conoscendo queste cose non può, ecco, non sentire tutta la forza attrattiva, perché questo è l'unico modo, ecco, per vivere perfettamente il fine, ecco, di ogni vera devozione mariana, che è l'imitazione tua. Vivere come te significa semplicemente vivere così, tendere a vivere così, abbiamo visto gradualmente, certamente, piano piano, goccia a goccia, insomma, perché questo è un oceano infinito, insomma, che ci travolgerebbe se non fosse piano piano fatto nostro, ecco. Però mano a mano che si comincia a navigare in questo mare infinito, se ne gustano le bellezze e se ne sentono, ecco, veramente i portenti e gli effetti benefici di grazia. Per cui aiutaci innanzitutto a comprendere bene, ecco, perché le conoscenze che il Signore ci dà vanno ben comprese e vanno poi, come dire, valorizzate nel senso di agire di conseguenza, ecco, senza esitazioni e senza voltarsi indietro. Te lo chiediamo con tutto il cuore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.